Ciao a tutti da Mr. Green per questo video fuori programma in cui vediamo le rondini che stanno cacciando le zanzare a bassissima quota sopra a questa siepe e questa casetta di lamiera e casetta di legno. Le rondini negli ultimi decenni hanno subito un forte calo demografico dovuto all'inquinamento, dovuto all'utilizzo di pesticidi in agricoltura e alla mancanza degli areali classici di nidificazione, quali le stalle, le vecchie stalle che una volta venivano utilizzate per le mucche e per i maiali, e nelle nuove abitazioni non riescono a trovare un habitat ideale, eccezion fatta per i vecchi porticati, i vecchi fienili abbandonati, in cui è possibile ancora vederle nidificare. Quest'anno hanno edificato in un garage di un mio vicino e la prima covata purtroppo non è andata a buon fine perché a maggio ha fatto molto freddo e i piccoli sono morti. Si sono poi dopo riscattate con due successive covate nel mese di luglio e adesso abbiamo in nido la terza e ultima covata di quest'anno, visto che ormai siamo a fine agosto. Con tre piccoli, quindi quest'anno una coppia ha prodotto sette piccolini. In queste ore serali le zanzare si abbassano e loro praticamente le cacciano al volo. Immagini bellissime e sono molto concentrato su tutte le specie a forte rischio di estinzione, tra cui appunto la rondine, e tutte le volte che posso favorirne la vita, quindi senza utilizzare prodotti pesticidi, so che sto facendo un grosso aiuto alla natura. E in questo momento è passata una upupa che si è posata proprio sull'antenna di quella casa. Vedete che ha un ciuffetto in testa e l'uccello quello di destra, mentre a sinistra c'è una tortora. Ecco qua. Intanto le nostre amiche rondini continuano a svolazzare. Benissimo. Eccole qua, vediamo se riesco ancora a inquadrarle.